Bene ragazzi, si parte. Oggi 1 ottobre, un caldo incredibilmente bello per la stagione, 26 gradi qui a montagna. Adesso ci tocca fare sta salita, bella tosta, salire dalla discarica, l'umido l'ho buttato, sono libero. Un chilometrino già fatto tra l'altro, hai le gambe agili perché qua adesso si sale di brutto. Come vedete devo mettere sicuramente il piccolino, no, sono già sul piccolino, mannaggia. Qua come tira. Ok, l'ultimo. E adesso con questo agili. Senza spingere, senza strappare, in mezzo al verde, in mezzo in un parco naturale, stupendo. Tutto strabello, raga. Come dice, però la stanno tenendo, speriamo bene. Non sono il massimo per sul tracciato, però dai, è semi gravel. 14%, guardate qua, la segnaletica non inganna, è una bella salita tosta. Bisogna picchiare adesso, bisogna picchiare ed è lunga, lunga, guardate dove va. Quello lì è Limburg in fondo. Il 14% si fa sentire, ho percorso circa un chilometro, due tornanti, ma il passo del Muck è durissimo. Siamo al varco, Kreit. Muck lo chiamo, non so perché. La male al varco, vale. Abbiamo trovata, raga, la strada indicava di qua. Kaiserberg. Ecco perché ce la fai solo con i bike. Allora, raga, non vi nego che non ce l'ho fatta. E questa volta anche il trap si arrende. Ho provato a salire 5 minuti a piedi perché era impossibile andare in bici se non con le bike, avevano ragione d'altronde. Tralasciando che la tecnica non è più quella di una volta, però un attimo che pinzo qua, capito? Ma io ho fatto la strada diversa dall'andata, aia. Ok, queste sono le strade che piacciono a me da fare con la mia mountain bike assetto gravel. Assetto quasi strada, è per questo che non posso fare queste follie neanche. Questa è bella liscia da fare, come Castelfedre, anzi senza neanche le canalette di sabbia che rischi di schiavellarti. E adesso vi faccio vedere la discesa, tanto dura poco. Ma è stupenda, guardate qua, che bellezza. Discesa! Piano! Piano! Mamma che pieghe! Rischioso, no risk no fun. Ecco l'ultimo rettone in discesissima, infatti a farla in salita questa è l'inferno. E arriviamo a 50 all'ora sicuro e siamo a Campi al Lago 56. Ma che fulminato che sei! 60 all'ora, 65. Siamo tornati a ora, abbiamo fatto il giro da Campi al Lago, siamo passati per Gmund, monte che non sapevo neanche di esistenza di questa frazione, poco trafficata anche lì perché poi per arrivare al lago c'è il divieto per le macchine. E adesso sembra che siamo su una statale, in realtà siamo praticamente in paese a ora, ma i peli si fanno ovunque alle bici. Entrati sulla strada di Castelfeder si parte subito con questo rampone. Valla, sono già sull'ultimo, oltre non hanno fatto sull'asfalto, le gambe stanchine un po', 27 km, mancano circa 5 con la strada di Castelfeder fino a casa.
quindi un bel giretto autunnale, sembra di essere in estate, bellissimo, maniche corte. A questo punto si dimentica la strada e si è in un biotopo, cioè in un posto che dice: ma sono finito, è tutto così diverso rispetto all'industria, rispetto all'asfalto, allo smog. È pazzesco Castelfede, me ne sono innamorato proprio. È per questo che voglio salire da qua. Voilà. Ma ciao bella mucchina, ma dove vieni a brucare l'erba? Madonna mia, che bella che sei. Ciao mucchina. Anche lei infastidita dalle varie mosche. Attenzione, attenzione alla mucchina. E io gli ho avvisati.